Radio.0 presenta Napoli Magazine. È venerdì 17 aprile 2015, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da napolimagazine.com, in onda da lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16 sulle frequenze di Radio.0. Michele Sibilla in studio con Sebastiano Felicella in console, più tardi consueto appuntamento con la redazione di Napoli Magazine e con il direttore Antonio Pietrazzolo per parlare probabilmente per la prima volta in questa stagione di un Napoli stratosferico. Straordinari gli azzurri ieri alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, hanno letteralmente annichilito, hanno tamponato e distrutto la Volkswagen, hanno schiattato le quattro ruote di una delle case automobilistiche più famose al mondo con una prestazione straordinaria. Manco a farla apposta, le ruote di una macchina sono quattro, manco a farla apposta, i gol del Napoli sono stati quattro. Doppietta di uno straordinario Marek Hamsik, un Pipita Higuain veramente real, per non parlare del solito Gabbiadini che entra e segna e colpisce in legno una traversa incredibile, quella dell'ex attaccante della Sampdoria che trema ancora. Il gol della bandiera dei tedeschi è stato firmato dall'ex italiano, dall'ex juventino Bentner, ma come dire, è forse il completamento logico di una vittoria del Napoli che in un modo o nell'altro un gol deve prenderselo. Comunque strada spianata verso le semifinali di Europa League, deve soltanto suicidarsi e non una volta, tre volte il Napoli per non passare il turno. Un successo quello del Napoli completato dal pareggio a Kiev della Fiorentina, che ha agguantato alla fine più che meritatamente con Babacar l'1-1, perché se c'era una squadra che doveva vincere contro la Dinamo era proprio quella viola. Insomma, una tre giorni di coppe che sorride all'Italia, ma sorride soprattutto al Napoli, che ricordiamolo ha battuto la seconda in classifica di Bundesliga, che ha stravinto contro il Bayern sul proprio campo, che è già qualificata per la prossima Champions League di diritto, direttamente senza passare per i preliminari, e quindi è una signora squadra, non un mostro di squadra, e questo l'avevamo detto, ma dobbiamo dare merito al Napoli di aver veramente, veramente distrutto la squadra di Kenitz. Tra i migliori in campo anche il cavallino Dries Mertens. Allora, buon pomeriggio a Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Diego, veramente non possiamo dire nulla sulla prestazione di ieri se non gioire, e io dico anche arrabbiarci ancora una volta, perché se questo è il Napoli, maledizione, perché abbiamo dovuto lasciare tanti punti per strada? La disamina per quanto riguarda la partita di ieri e la tua è stata perfetta, l'ho ascoltata con molto interesse. Il Napoli ieri ha fatto praticamente forse la miglior partita dell'era Benitez, no? Ci è voluto un anno e mezzo per fare una prestazione del genere, ma diciamo che le cose nel calcio vengono piano piano. Contento per il risultato, perché è un risultato schiacciante, anzi poteva essere anche più rotondo, per qualche occasione diciamo sprecata, ma non andiamo sempre a cercare il pelo nell'uovo. Il Napoli ha fatto bene, ha giocato bene, sono contento per la prestazione onestamente di Marek, perché Marek, come abbiamo sempre detto, è un giocatore importante, è un giocatore che per il Napoli è fondamentale. Avere Hamsik come ieri, credo che questa sia la cosa che è mancata proprio di più in tutto l'anno, ma complimenti soprattutto a Benitez. Sai, siamo stati sempre forse tutti quanti pronti a criticarlo. Io onestamente mi schiero dal lato dei tifosi che l'ha sempre criticato poco, perché lo considero un grandissimo allenatore, però i complimenti a Benitez, perché ha preparato una partita veramente da applausi. Soprattutto la fase difensiva è stata veramente ottima. Il primo tempo abbiamo preso un tiro in porta da 35 metri, il secondo tempo ne abbiamo presi due, dei quali uno abbiamo preso gol. Perfetta. Ieri penso che sia stata anche dal punto di vista difensivo una partita perfetta. Albiol finalmente ai suoi livelli, Maggio e Gulam molto molto buoni sia in fase difensiva che in fase offensiva. Britos che se togliamo diciamo l'errore del gol, era stato perfetto fino
fino a prima, il centrocampo bene, anche Hiller e David Lopez. Sono contento perché non era facile, tutti quanti dicono che il Wolfsburg aveva una difesa un po' lenta, un po' macchinosa, sono stati disattenti. Io credo che ieri sia stato per l'80% merito degli attaccanti del Napoli se il Wolfsburg dietro ha fatto quella figura. Anche se, ecco, Diego, il Napoli ha preparato la partita veramente in maniera perfetta, ma l'ha fatto con un accorgimento, secondo me. Ha giustamente aspettato i tedeschi nella prima metà campo per poi partire in maniera velenosa, mortale, in contropiede, perché insomma i tre gol iniziali soprattutto sono tre gol venuti su azioni di rimessa costruite molto molto bene, preparate molto bene. Sì, il primo gol è stata una grandissima palla di Mertens, due tocchi, è rientrato, ha dato una grande palla e Gonzalo ha fatto il resto. Poi dopo, sai, noi l'abbiamo sempre detto, quando in squadra c'hai giocatori di questa caratura, sai, la palla di Higuain sul 2-0 penso che bisognerebbe metterla nelle giocate più belle dell'anno. Certo. Sicuramente il Napoli ieri è stato ha badato meno al possesso e ha badato più a coprirsi e a ripartire. Sì, a coprirsi e a ripartire. Però sai, io ieri guardavo attentamente la partita e ho notato che rispetto alle altre volte Marek è partito un pizzico più dietro dalle altre volte, perché in genere era sempre molto molto vicino nelle partite scorse a Higuain, invece ieri è partito un po' più dietro e quindi questo gli ha fatto forse trovare le distanze giuste, gli ha fatto trovare quegli inserimenti che tanto che l'hanno fatto diventare famoso in tutto il mondo. Diego, probabilmente sono queste, no, le novità, le vere novità delle ultime due partite. Un Napoli che sa raccogliersi meglio, un Napoli che sa badare di più al sodo, anche perché probabilmente ha gli uomini più adatti a fare questo tipo di gioco che mantenere il possesso di palla. E non è un caso che anche Hiller si sia trovato meravigliosamente bene in questo frangente, non è un caso che anche Cristian Maggio abbia giocato una straordinaria partita e, come dicevi tu anticipando la mia domanda, non è un caso che Marek Hamsik abbia ripreso a fare quello che sa fare meglio, partire da dietro, inserirsi e mettere la palla in porta. Sì, sostanzialmente la differenza delle altre partite è stata questa, però sai, io in genere sono contrario ai ritiri, non mi è mai piaciuto né da calciatore, per quello che ho fatto, quel poco che ho fatto calcisticamente, e né un domani mi piaceranno da allenatori, però il ritiro è stato importante perché ha ricompattato l'ambiente, ha ricompattato i ragazzi e soprattutto ha dato la possibilità a Benitez forse di lavorare un po' più in maniera attenta e scrupolosa su qualche dettaglio che magari quotidianamente, a volte senza colpa chiaramente, ti può sfuggire. E quindi insomma è un Benitez che secondo te ha finalmente capito che in Italia si lavora in un altro modo? Questa è una domanda che dovresti fare a lui, perché io credo che se ieri qualcuno gli avesse domandato come il Napoli, come aveva preparato la partita, lui gli avrebbe risposto come sempre. Io credo che invece lui, da allenatore intelligente, da grande allenatore qual è, abbia capito che certe cose con questa squadra purtroppo non le può fare, perché a Liverpool aveva giocatori come Gerrard, al Chelsea c'aveva Lampard, Ramirez, a Napoli non ce l'ha questi giocatori, quindi un certo tipo di gioco partendo da dietro non lo può fare. Quindi se veramente ha cambiato il modo di pensare Benitez, significa che è stato intelligente e molto bravo a modificare in corsa, perché credo che una delle doti più importanti di un allenatore sia rendersi conto quando una cosa non va bene e trovare la soluzione per provare
a migliorare la situazione. Credi che questo risveglio possa essere effettivamente quello giusto? Vale a dire, questa condizione, questa concentrazione, questa cattiveria, io dico anche, secondo te il Napoli riuscirà a mantenerle fino a fine stagione, a partire da domenica prossima? Ricordiamo, il Napoli giocherà a Cagliari, campo sempre difficile per gli azzurri, ma in questo momento non dovrebbe esserci partita, ma il Napoli giocherà soprattutto conoscendo il risultato dell'anticipo di domani tra Juventus e Lazio. Io credo che l'obiettivo sia proprio questo, dare la continuità a un certo tipo di prestazioni. Sai, è difficile perché il Napoli quest'anno ci ha abituato ad alti e bassi, quindi è complicato dirti se manterremo questo livello o no. La cosa importante è fare prestazioni del genere, perché fare prestazioni del genere significa che il Napoli le può fare, spero che le continuerà a fare. E come già ti avevo detto, io sul campionato ho qualche speranza, ma non ne deporrei tantissime, perché secondo me è difficile, siamo lontani, siamo onesti. Sull'Europa League metterei qualche fish in più, perché obiettivamente, se tutto dovesse andare come tutti ci auguriamo, come essere in semifinale, voglio dire, esce una tra Fiorentina e Dinamo Kiev, un'altra tra Club Bruges e Dnipro, penso che siano abbondantemente alla porta del Napoli, quindi facciamo un passo alla volta, cerchiamo di vincere a Cagliari. Non è mai facile, perché sia ambientalmente che incontriamo la squadra, secondo me, di un grande allenatore come Zeman. Quindi andiamo una alla volta, un passo alla volta. Si in presa, si in pausa. Possiamo dire che è stato un Napoli effettivamente guerriero, quello che abbiamo visto alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, con il grande piacere dei 1300 tifosi napoletani che erano presenti sugli spalti dello stadio, molto bello, tedesco. Credo che anche il presidente della Red se ne sia reso conto, l'abbiamo visto inquadrato più volte, che ammirava non solo l'architettura ma anche i comfort dello stadio dei padroni di casa, della squadra appunto della cittadina. Ricordiamo che Wolfsburg è praticamente il dormitorio, il quartiere residenziale della Volkswagen, perché tutto dipende dalla casa automobilistica e anche la squadra di calcio, e quindi è una squadra di calcio che oramai da anni è ai vertici del calcio tedesco e, ripeto, è seconda in Bundesliga, in semifinale di Coppa di Germania, sicura di partecipare alla prossima Champions League. A proposito di guerrieri, ce n'è uno che non si ferma mai, il nostro direttore Antonio Petrazzolo. Buon pomeriggio, direttore. Ciao Michele, buon pomeriggio. Guarda, che gioia. Guarda, che voce che è venuta fuori, proprio della serie. Proprio, insomma, diciamo che in questi frangenti, caro Antonio, la voglia di per esempio di sentire una canzone del genere viene. Un bel inno alla gioia. Per un attimo mi è venuta quasi la tremarella quando ho visto la canzone della Champions. No. Siamo molto scaramantici. Mi ha fatto quasi venire un attimo di... Stavo tremando. No, assolutamente. Comunque non c'è paragone tra i due inni Champions e Europa League. No, vabbè, ma lo riconquisteremo sul campo, ci ritorneremo in Champions. Comunque è stata una vittoria schiacciante, netta, straordinaria, un 4-1 roboante, una lezione di calcio, caro Michele, tanto di cappello ai ragazzi, a Rafa Benitez, che hanno ben reagito dopo lo schizzone di Aurelio De Laurentiis. Bisogna continuare così, no? Bravi tutti dal primo all'ultimo. C'è chi addirittura ha contestato il primo gol di Gonzalo Higuaín. Allora, io l'ho rianalizzato, parte in linea il Pipita, quindi non mi vengano a dire che era fuori gioco. Poi, se vogliamo, qualcuno ha detto sì, però c'è stato un controllo di braccio, forse non si sono accorti che Rodriguez da dietro improvvisamente lo spinge quasi a buttarlo a terra, quindi Rodriguez, nel momento in cui voglio dirti una cosa, qualcuno contesta, no, dico, farebbe meglio restare in silenzio, certo. Perché era a questo punto poi calcio di rigore, no? Cioè, se tu mi spingi là dietro, anzi, è stato bravo a restare in piedi e a fare gol. Ma al di là di questo episodio, il Napoli ha schiacciato l'avversario, fase offensiva spettacolare, Higuaín sontuoso, decisivo, Hamsik pungente
e concreto, Caglion, assistman preciso, Mertens idem, senza trascurare poi chi? Il duo Insigne Gabbiadini, che quando ormai la festa era completa l'hanno messa anche la ciliegina sulla torta, così confezionando quel gol straordinario e perfetto. Dicevo la gara perfetta perché addirittura anche in difesa abbiamo visto cose positive, un Britos straordinario per autorità, per forza, e evidentemente quindi... la bracciata gli ha fatto bene. A questo punto chiudiamoli tutti in ritiro per sempre con tanto di bracciate, una fornitura di Black Angus e di manzetta prussiana, e ogni mercoledì li mettiamo al barbecue. Hai visto mai che trovano le proteine giuste per fare un finale di stagione straordinario? No, io volevo dire una cosa su Rodriguez, Antonio. Non so se ci avete fatto caso, ogni volta che andava a battere il calcio d'angolo era da ribattere, perché non ha messo una volta il pallone nell'area di destinazione, non l'ha messo nemmeno sulla linea del corner, lo metteva sempre fuori. Vabbè, però hanno perso 4-1, peggio per lui, mi ha fatto un po' pena all'allenatore a un certo punto, devo dire la verità, devo essere sportivo. No, il loro allenatore sul 3-0 a un certo punto sorrideva amaramente, perché probabilmente si è reso conto della forza. Anche nel terzo partito, sì. ha detto che comunque il Napoli ha meritato, quindi loro giocheranno la prossima Champions League, da certo servirebbe un'impresa adesso per restare in gioco in Europa League. Ha fatto capire che ormai sono fuori quasi, no? Con un piede fuori, peccato che quel gol nel finale, no? La disattenzione si poteva evitare, ma fa parte del gioco. Molti mi chiedono, hai ascoltato le parole di Benitez nella post partita sul futuro? Certo che l'ascoltate, l'abbiamo anche riportate su napolimagazine.com. non si è voluto sbilanciare, ha detto però che attende garanzie su business plan, centro sportivo, settore giovanile, acquisti. Quindi Benitez, caro Rafa, è stato bello averti qui con noi. Perché mi sei piaciuto. Io la leggo così, Michele, no? Antonio, diciamoci la verità. Però voglio anche dire, a onor del vero, che in ogni caso, con o senza Benitez, sarà un Napoli con un futuro importante. Soprattutto. E questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Anzi. E certo è che nel momento in cui tu tutti insieme chiedi rassicurazioni sul settore giovanile, acquisti, centro sportivo... E stadio, attenzione, ha parlato anche di stadio. Allora... Anzi, lui... esatto, cosa ti può dire mai De Laurentiis? Sì, investo 500 milioni subito sull'unghia. No, ma Antonio, guarda, tu lo sai, io ho sempre ammirato Benitez perché è una persona molto colta, abilissima nella comunicazione, e ho sempre detto che se queste virtù le avesse avute Mazzarri, probabilmente non si sarebbe fatto tanti nemici. Però quando tu alla precisa domanda rispondi bisogna vedere il business plan, lo stadio, ha già detto: signori, io non posso rimanere, vuole crescere perché sappiamo benissimo quanto investi. A proposito, ma cosa ne è dello stadio? Perché io sono rimasto ai 20 milioni per rifare i sediolini e interventi, esatto. C'è sempre, no, perché poi non c'è l'ufficialità, non mi sembra non ci sia ancora. No, per forza partono i lavori. Vabbè, quindi partono i lavori. Siamo... E non credo che Benitez, quando parla di stadio, voglia vedere lo stesso stadio ma solo con i sediolini cambiati. Credo che voglia... Sì, ma comunque io credo che il ruolo di Benitez sia quello di allenare la squadra, non di parlare del business plan, con tutto il rispetto. Poi, quindi, posso dire un altro indizio? Può chiedere rassicurazioni magari le sue richieste relative agli acquisti, questo sì. Che magari vuole, che ne so, Messi piuttosto che Cristiano Ronaldo. Certo. Ma sinceramente sul business plan sono affari di De Laurentiis, della famiglia De Laurentiis e di chi struttura la società sportiva calcio Napoli. Ci sono altri due... Io così la vedo, poi per carità sbaglierò. Altri due passaggi da sottolineare, secondo me. Anche perché lui al momento, Michele, è l'allenatore del Napoli, non è il manager, oppure non è l'allenatore manager, a meno che non ci è sfuggito qualche passaggio. Allora Antonio, il passaggio non ci è sfuggito assolutamente, nel senso che Benitez è venuto qua con questa idea e probabilmente qualcuno gliel'ha fatta anche credere. Poi sappiamo tutti cosa è successo quest'estate, e quindi Benitez già da quest'estate
ha assunto un atteggiamento diverso. Certo, ha aspettato il finale di stagione e la vigilia di una partita così importante per dirci che la società non l'ha accontentato sugli acquisti. Certo, ha aspettato una vittoria così importante per il finale di stagione per dirci che lui rimane a Napoli soltanto a condizioni che in questo momento sono impraticabili. Certo, ha difeso anche Riccardo Bigon dicendo che Riccardo Bigon e il suo staff lavorano in perfetta sintonia con il Napoli, sapendo che uno dei settori della società che è sotto esame e che potrebbe essere cambiato è proprio questo, il settore di Riccardo Bigon, compreso Bigon, che potrebbe avere anche un altro ruolo tra l'altro. Così come mi è sembrata una sottolineatura un po' piccante da parte del buon Rafa quando ha parlato di Pecchia dicendogli è l'allenatore italiano che mi fa capire il calcio italiano. Non so se è un complimento o se è una tiratina d'orecchie, visto che se qualcosa viene imputato a Benitez è proprio il fatto di non essersi mai, non dico piegato, ma almeno avvicinato al modo di pensare tutto italiano il calcio. No, è così. Quindi... però auspico anche comunque un atteggiamento un po' più chiaro. Io ho apprezzato molto Klopp, che certo è andato lì in sala stampa, ha detto: signori cari, dopo 7 anni si separano le strade, grazie di tutto, eccetera eccetera. Poi lo farà, per carità, magari vince anche l'Europa League, questo è il nostro auspicio. Io vedo un Napoli favorito per questo traguardo, anche perché i risultati ci permettono di fare questo ragionamento, e quindi è giusto anche concentrarsi sul campo, sul discorso una gara alla volta, e quindi anche focalizzarsi su questo tipo di aspetto. Certo è che ci farebbe piacere anche capirne di più. Assolutamente. Dato che loro avevano sempre detto se ne riparlerà a marzo, poi da marzo siamo passati ad aprile, dal compleanno siamo passati a dopo il compleanno, e quindi così via. Siamo arrivati a fine stagione, come avevamo detto. Radio 0. Napoli Magazine. Eccoci pronti a ripartire. Caro direttore, sono veramente curioso di sentire cosa ne pensa, soprattutto su alcune lamentele sul primo gol del Napoli, quindi lo presento sempre affettuosamente, con tanta stima. Rosario Pastore, ciao Rosario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. No. Ma perché? Ciao Rosario, chi è che siete bello ritrovarti. Ciao direttore. No, ascolta, ma... fatemi sapere chi è che si è lamentato. Appunto, ti stavo dicendo, c'è qualche tifoso di qualche altra squadra, insomma, che probabilmente ritiene l'area di rigore un po' più ampia, che ha detto: vabbè, avete tanto avuto da ridire su un calcio di rigore, beh, il primo gol del Napoli non è che poi era così buono. Ma secondo me era perfetto. Secondo me, no, veramente, non parlo da tifoso, ma parlo da spettatore. Io non ho avuto il minimo dubbio, già dalla prima inquadratura dell'azione, che la posizione di Gonzalo Higuaín fosse del tutto regolare. Quindi non capisco veramente questa, anche le perplessità del telecronista, di Canale 5, no, veramente non le capisco. Forse c'è essere stato un leggerissimo tocchetto col braccio, ma quello ma perché, Rosario, perché c'è stato questo tocco col braccio? Non è che Rodriguez perché c'è stata una spinta perché c'è stata una spinta a Higuaín, voglio dire, Higuaín è scattato benissimo sul filo, ma era in linea con il terzino che lo ha inseguito e lo ha, non è che gli ha dato uno spintone, ma in ogni caso lo ha toccato sulla schiena, sbilanciandolo quel pochetto che ha fatto sì che lui non regolasse bene al momento del braccio, ma voglio dire, non ho nessunissima perplessità. Io le perplessità continuo ad averle per altri motivi. Le perplessità continuo ad averle quando ripenso alle battaglie che tu con la direzione sia
di Napoli Magazine, sia qui su Radio.0 ed io nel mio piccolo, abbiamo fatto dall'inizio per quanto riguarda il portiere. Voglio dire, volevo parlare un poco di Andújar ieri sera. Bravo. Tutti i meriti del mondo ad Hamsik, per carità, Hamsik ha fatto un partitone. Tutti i meriti del mondo a Gonzalo Higuaín, che veramente ha ragione qualche collega, se giocasse sempre in quel modo sarebbe il più forte centravanti del mondo. Però qualche merito avrà anche Andújar. Come no? Il quale ha salvato la situazione in almeno due occasioni, se non tre. E voglio dire, quel 4-1 poteva diventare un risultato meno eclatante se non ci fossero state riparate il portiere. Perfettamente d'accordo. Tra l'altro, Rosario, mi insegni che è molto più difficile fare una parata ogni mezz'ora che farne 10 al minuto. Certo, e ti dirò anche di più, che noi dicevamo sempre che l'atteggiamento del portiere condiziona veramente in modo pesante l'atteggiamento di tutto il reparto difensivo, perché se io difensore so che dietro non c'è nessuno che ripara un mio eventuale errore, e di più, se io difensore so che c'è qualcuno che può eventualmente riparare il mio errore, e gli errori sono di meno, e questo è il caso del Napoli attualmente. Noi ci stiamo quasi meravigliando che Britos, il quale Britos fu acquistato per una bella cifra se non ricordo male, sì, e che Britos stia giocando così male. Britos probabilmente è uno di quelli che si fa condizionare dal portiere. Ieri sera Britos ha dimostrato di essere ancora una volta di essere un ottimo difensore, così come, per carità, Albiol, che sapevamo il valore che aveva, e quindi voglio dire, ieri è andato veramente tutto per il verso giusto, innanzitutto perché Higuaín ha trovato quello spunto favoloso, poi perché Hamsik era in serata, ma anche perché il Napoli ha giocato con un altro criterio. E concordo con Rosario. Ecco, voglio Rosario, dire, sì, dimmi direttamente. No, proprio su questo discorso, no? Come hai detto invece le parole di Rafa Benitez nel post partita, quando dice vi farò sapere il futuro in base al business plan, lo stadio, il progetto per il settore giovanile, gli acquisti che saranno fatti. Io dico che Benitez ha messo, il quale non sta andando d'amore e d'accordo, non si baciano in bocca in questo periodo lui e il presidente del Napoli, e con queste parole, sia alla vigilia della partita sia dopo la partita, secondo me ha messo con le spalle al muro il presidente del Napoli, perché praticamente gli ha fatto un discorso molto molto chiaro. Io esco da una partita eccezionale. Il Napoli ha battuto in casa sua la seconda classificata del campionato tedesco, la seconda nella classifica. Una squadra che non perdeva da una vita in casa, sì, e una squadra che aveva asfaltato la Roma recentemente. E quindi posso parlare. E dico, io non lo so se resta. Se resto, me ne vado, eccetera. Dico a te, presidente del Napoli, che tu devi dare alla città una squadra adeguata al valore della città stessa, cioè devi spendere un bel po' di soldini, lo aveva detto alla vigilia, molti giocatori del Wolfsburg io l'avrei portati al Napoli, solo che il mercato tutti in sospensione. Ecco, lui secondo me ha voluto mettere veramente con le spalle al muro De Laurentiis, gli ha voluto dire senti, ora me ne vada o non me ne vada, e a questo punto le probabilità che decida di restare siano aumentate. Non so cosa ne pensi ora il signor De Laurentiis. Dicevo, me ne vado o non me ne vado, tu devi mettere le mani in tasca e prendere soldi adeguati alla squadra. Non c'è nessun dubbio. Rosario, credo che ieri però la squadra abbia dato anche un altro segnale, perché si era parlato molto di una frattura tra lo spogliatoio e l'allenatore. Invece, proprio in virtù di quello che aveva detto Benitez mercoledì in conferenza stampa, credo che ieri la squadra, tranne qualche singola
eccezione, ed è pure facile capire a chi mi riferisco, credo che abbia dimostrato di essere con l'allenatore al fianco del proprio allenatore. Ma anche questa è una spiegazione, caro Michele. Secondo me la squadra ha capito di essere stata protetta in qualche modo dal suo allenatore, perché non dobbiamo dimenticare quello che aveva detto De Laurentiis dopo la partita. Per carità, dopo quella partita dopo la prima palazzo eravamo tutti arrabbiati neri, eravamo tutti con i capelli ritti in testa, certo. E tutti avremmo detto cose anche più pesanti quello che ha detto De Laurentiis. Però De Laurentiis in quell'occasione disse una cosa molto grave, disse: girano delle voci. Ora, due sono le cose: o queste sono voci e allora tu non devi riportarle, riportarle neanche, per carità, specificandole, ma riportarle proprio, oppure taci, oppure le dici e praticamente te ne assumi tutte le responsabilità. Non puoi fare che prima dici certe cose e poi metti la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Voglio dire, De Laurentiis ha praticamente fatto capire che i giocatori folleggiano chissà come mai. Voi sapete che io vivo in un piccolo, non tanto piccolo, ma comunque bellissimo paesino vicino a Napoli, che si chiama Bacoli, dove c'è Baia dei Cesari, dove è bello, dove storicamente è una cosa importantissima. Ogni tanto qualche giocatore del Napoli si vede da queste parti. Se vai in giro, se vai a prendere un caffè, se non lo so, qualsiasi cosa, a prendere un giornale, dicono: abbiamo visto. È come se questi vengano qui a Bacoli e prendano magari in compagnia una bella ragazza, ma solo saranno degli uomini maggiorenni vaccinati, che ne so io. È solamente perché li si vede in un bar alla moda di questa località, subito si pensa che chissà quali vite peccaminose questi qua conducano avanti. Ora, De Laurentiis ha deciso questo del ritiro, che poi lui non, prima parla di ritiro punitivo, poi no. Comunque ha deciso per questo ritiro e loro si sono... Il ritiro non piace a nessuno, perché comunque benedetto il ritiro, Rosario, cioè benedetto questo ritiro, perché i risultati si sono visti. Poi che loro mi diranno: no, noi avremmo comunque giocato con lo stesso impegno, ci credo, però almeno un segnale dalla società doveva arrivare, è arrivato, quindi va bene così. Ma guarda, il segnale della società, forse anche all'allenatore doveva arrivare un segnale dalla società, è arrivato. Sì, guarda, possiamo anche prenderla su questo, in questo senso qua. In ogni caso, io volevo concludere dicendo: il ritiro non piace a nessuno. Loro si sono sentiti in qualche modo protetti dal tecnico e hanno risposto anche dando il massimo. Per carità, partite come quelle ne fai una, ne fai di cinque in una stagione, perché è una partita dove, ripeto ancora una volta, è funzionato tutto, dove tutto è andato secondo gli schemi e anche la squadra, stavo dicendo prima, ha giocato in un altro mondo, e questo è importante, perché la partita in Germania è una lezione anche non solo per il presidente da parte del tecnico, ma anche per il tecnico da parte della squadra. Cioè, voglio dire, il Napoli ha giocato in un altro modo. Il Napoli non ha adottato assolutamente il 4-2-4 che tanto adora Benitez, perché in Europa è quasi normale giocare in certo modo. Il calcio italiano è un calcio tattico, innanzitutto tattico, non è una squadra di non è un calcio di impostazione, di tecnica, è un calcio tattico. Quindi bisogna adeguarsi. Se vieni in Italia a fare allenatore, devi adeguarti a questo modo di pensare, se no è inutile che vieni. Questa lezione lui, Benitez, l'aveva già avuta dall'Inter, e si vede che non l'aveva capito, non l'aveva recepita nella sua completezza. È probabile che ora, almeno vedendo la partita di ieri sera, vedendo un centrocampo che non era due assolutamente, era un centrocampo molto più compatto quello di ieri sera, ed era molto più intelligente nelle impostazioni, nella manovra e nei movimenti. Quindi voglio dire,
è stato un calcio diverso, un Napoli diverso, una squadra diversa, e speriamo che sia anche un presidente diverso. Io non ce l'ho con De Laurentiis, per carità, perché per carità dobbiamo dirgli sempre grazie per quello che ha fatto, eccetera. Però ora lui è il presidente di una grande, potenzialmente di una grande squadra. Deve continuare su questa strada. È probabile che, io me lo auguro, che non avremo neanche più bisogno del secondo, del terzo posto per andare in Coppa dei Campioni, se dovessimo, sto facendo tutti gli scongiuri del mondo, penso anche voi, se dovessimo arrivare fino in fondo nell'Europa League. A questo punto avrebbe il diritto stabilito quest'anno di disputare la Champions, e a questo punto però io mi aspetto il Napoli che sia all'altezza di un torneo così importante come la Champions, anche se io personalmente continuo sempre a tifare perché Napoli rivinca lo scudetto, perché a me come tifoso del Napoli, ma penso che a quasi tutti i napoletani manchi innanzitutto lo scudetto, manchi finalmente la possibilità di sentirsi primi in Italia, e così quegli insulti che ci danno in tutti i sei italiani se li rimangeranno e rimarranno in gola una volta tanto. Rosario. Bene così, carico a mille, come piace a me, il grande Rosario Pastore. Grazie Rosario per essere stato in diretta con noi, ti auguro una buona giornata, e poi se vorrai già sai lunedì. D'accordo, grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Rosario. un abbraccio forte, buon pomeriggio a Diego Chiuzzi. Ciao Diego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Che bello. 4-1 Diego, quanto ti piace questo risultato? Abbiamo dormito bene stanotte, belli riposati. No, ieri è stata una partita come dovrebbe, da Napoli, ecco, la partita che tutti quanti volevamo vedere, e che sarebbe bello vederlo più spesso, ecco, Napoli così. Godiamocelo e poi incrociamo le dita. Diego, cosa ti è piaciuto di più? La fase offensiva del Napoli è stata straordinaria, tutti gli attaccanti hanno giocato bene, però immagino che qualcuno in particolare ti avrà colpito. No, a me è piaciuta la prestazione di tutta la squadra, perché tante volte volevamo vedere un Napoli così, e per la forza una o due volte l'abbiamo visto durante la stagione, quindi io dico che veramente tutti sono stati bravissimi, anche chi in altre gare ha giocato peggio, tipo qualche difensore tipo Britos per esempio, ieri sera è stato formidabile, e per cui insomma è la prestazione di tutta la squadra, ecco, è una prestazione perfetta, quindi è importante ripetere una prestazione del genere, perché la nostra squadra è una squadra che può permettersi grandi cose, quindi è bello vederli giocare così, sarebbe bellissimo vederli sempre giocare così. Questo è quello che tutti quanti ci chiediamo adesso, Diego. Considerate un po' il rendimento del Napoli fino a questo momento, ma considerate le ultime vicissitudini a partire dal ritiro, credi che finalmente, visto che manca poco più di un mese alla fine della stagione, possiamo finalmente essere fiduciosi, tranquilli, che il Napoli possa mantenere questo standard fino a fine stagione? Io non lo so, me lo auguro, perché sinceramente abbiamo bisogno di arrivare in fondo a questa competizione, e soprattutto abbiamo bisogno anche di continuità in queste ultime partite di campionato. Ieri ho sentito l'intervista post partita a Benitez, il quale per la prima volta si è aperto e ha detto anche lui che comunque questa è una squadra potenzialmente molto forte e che avrebbe bisogno di qualche innesto. Io mi auguro che concludiamo la stagione come deve essere conclusa, e che poi vengano fatti questi innesti per poter sognare in grande, perché il pubblico napoletano, i tifosi napoletani hanno il diritto di avere una squadra competitiva su tutte le competizioni, quindi vediamo un po' cosa succederà. Però a proposito, l'ultima curiosità, ma secondo te con quelle parole, no, Rafa Benitez ha fatto capire che difficilmente resterà a Napoli, tra i tanti nomi
qual è quello che secondo te è in questo momento più vicino alla panchina azzurra? Mi riferisco a Spalletti e Mihajlovic. Guarda, io ho sentito bene l'intervista, insomma, io credo che lui è stato molto chiaro, nel senso che lui vuole vedere qual è il progetto del Napoli e poi decidere. Io non so cosa sperare, ti dico la verità, però lui ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, che il Napoli quando vuole quando vuole riesce a giocare molto bene, però forse ci sono allenatori che sono per una piazza come Napoli sono più adatti, secondo il mio parere, ovviamente. Quindi a me un allenatore come Mihajlovic mi piacerebbe tanto in panchina perché mi esalta avere un allenatore anche a me personalmente che mi sprona con le urla, insomma, si fa sentire, ecco. Bene così. Io mando un grande abbraccio al campione Diego Chiuzzi, grazie Diego per essere stato in diretta con noi. Ciao campione. Grazie a voi, buon weekend. Grazie. A te. Ciao. Magazine. Eccoci pronti a ripartire, caro direttore, lo facciamo volando con Pino Batman Taglialatela. Ciao Pino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Pino, una vittoria straordinaria, no? Questo Napoli 4-1 finalmente. Ci voleva. Guarda, è stata una serata incredibile, sinceramente nessuno si aspettava una prestazione del genere, soprattutto risultato del genere. Ho parlato con i miei amici, parlavo, ecco, di 1-1, 2-1 per il Napoli, cioè sono quei risultati che sulla partita andata e ritorno sono quelli che fondamentalmente sono i migliori, ma un risultato del genere così netto, così forte, sinceramente nessuno si aspettava, in più una prestazione maiuscola da parte di tutti, quindi siamo veramente felicissimi di questa situazione. Diciamo che Napoli all'80% passa il turno e quindi era quello che tutti quanti noi volevamo e speravamo. Gino, possiamo... Gino, cosa hai capito dalle parole di Rafa Benitez? Secondo te se ne va? Ma guarda, questo un po' dispiace, no? Dovesse succedere una cosa del genere, anche perché con Benitez sta lavorando bene, magari c'è stata qualche alternanza di risultati, ma questo può capitare, l'abbiamo già discusso in altri momenti. Però sai, continuare con Benitez potrebbe una cosa positiva, perché questo è il secondo anno, magari fare un altro paio d'anni con un allenatore del genere si riuscirebbe praticamente a colmare quelle lacune che ha il Napoli nei confronti di quelle che le squadre che sono davanti nel campionato, magari fare prima possibile il primato. Il cambio dell'allenatore comporta sempre un attimo di transizione, di un attimino il gioco dell'allenatore, magari si rivoluziona anche la squadra, non lo so che cosa possa succedere, poi dipende un po' dai programmi della società. Le parole di Benitez possono dire tutto, possono dire nulla, poi dipende un pochettino da quando scende in campo De Laurentiis, se lui prende in mano la situazione e decide che Benitez può essere ancora allenatore del Napoli, magari può anche accontentare l'allenatore in alcune situazioni. Queste poi sono cose, sai, societarie, molto delicate, ed è giusto che poi le risolvono loro, società. Anche perché se De Laurentiis volesse accontentare al 100% Benitez, insomma, ci vorrebbero un bel po' di milioni di euro, direi, credo, qualche centinaio di milioni di euro. Ma a proposito. D'altronde il calcio oggi è visto come certo. Fa dei grossissimi investimenti. Certo. Però il Napoli, ragazzi, ha una squadra magnifica, veramente abbiamo goduto tutti di questa grandissima partita del Napoli. Sono felice, ecco. Bastava un po' di concentrazione, bastava un attimo a ritrovarsi tutti insieme e Napoli ha superato due prestazioni, sia con la Fiorentina che contro i tedeschi, è veramente uno spessore altissimo. Pino, a proposito di De Laurentiis, mi hai anticipato un po' parlandone. Quanto è stato importante, io non dico il ritiro, ma comunque il suo intervento di giovedì scorso, di mercoledì scorso, mi spiego, far sentire la voce della proprietà, far sentire forte la delusione della società, parlare così chiaro
a nome dei tifosi, quanto è stato importante? È stato fondamentale, perché delle volte queste prese di posizione forti ci vuole da parte della società per far sentire presente, per far capire fondamentalmente che c'è un capo che comanda tutto e gli altri devono stare alle decisioni del capo, che in questo caso è De Laurenti. Poi si è preso la responsabilità, ha fatto bene. Ecco, non voglio dire che il ritiro ha portato ai risultati che si sono visti, però certamente il fatto che c'è stata una scossa, c'è stato un qualcosa che bloccava un pochettino. Pronto Pino? Pino? Abbiamo dei problemi con la linea. Pronto? Allora lo richiamiamo subito. Vai. Nel frattempo io posso dare qualche indiscrezione proprio sulla formazione, perché adesso molti dicono sì, ma a Cagliari come giochiamo? Domanda lecita da parte dei tifosi. Beh, allora facciamo questo ragionamento. Manca David Lopez squalificato, no? Quindi a centrocampo spazio credo a questo punto di nuovo a Gargano, con il Gargano che non è stato proprio impiegato nella sfida contro il Wolfsburg. Tra i pali chiaramente Andukar, Maggio, Albiol, potrebbe giocare Koulibaly al posto di Britos e anche Strinic a questo punto, facendo rifiatare Goulam. In attacco credo che si ripartirà da Callejon, Gabbiadini e Insigne. Questa è una mia sensazione, ovviamente non so nella testa di Rafa Benitez, con Higuain prima punta, un po' di stop per Amsic, che ha giocato benissimo, certo. Per Mertens, per De Guto, fa parte del gioco. Pino? Ecco, Pino, ci sei? Sì, c'è. Ci sono. Perfetto. Ecco, no, dicevo, ma tornando invece a Wolfsburg, cosa possiamo dire di Andukar? Comunque ha timbrato il cartellino, no? È stato importante, sì, quel tiro, sì, di Schürrle deviato sulla traversa al 44esimo, quell'uscita quando ha messo la mano lì, è riuscito anche a evitare una situazione difficile per il Napoli, quindi tutto sommato lì ha fatto vedere che come portiere può dare il suo contributo. No, sicuramente grande prestazione, grande sicurezza. Assunti prestazioni, poi lui si è conquistato il posto da titolare, ormai il titolare è lui fino alla fine del campionato, quindi lo ha ribadito, diciamo, partita dopo partita, e quindi va bene così per il momento, perché Andukar anche lui veniva da un annato un po' particolare, si è ritrovato alla grande in questo ambiente, e secondo me sta dando veramente anche lui una grossa mano al Napoli, quindi complimenti a Andukar, che anche lui è stato uno dei migliori in campo. Concordo in pieno. Un ritrovato Marek Hamsik però fa sì anche che questo Napoli riesca a essere più arioso, no? In fase offensiva, anche più concreto. Bene, non solo lui, dicevamo, grande Gonzalo Higuain, scatenato come mai, probabilmente una delle sue migliori prestazioni stagionali, ma bene anche quando il risultato era già ottenuto, Insigne e Gabbiadini, così come Callejon, quindi sono note positive per il Napoli anche in vista del futuro. Ma la nota positiva è proprio l'insieme, no? Cioè praticamente la squadra ha funzionato proprio tutta, nei cambi, nelle sostituzioni, chi è entrato con lo spirito giusto, hanno fatto un'impresa che questa rimane nella storia, quindi diciamo che questi ragazzi con questa partita sono entrati nella storia del Napoli, e quindi sono quelle partite che veramente sono belle da vedere, da vedere, e soprattutto da giocare. E i calciatori del Napoli hanno colto a volo questa occasione ed hanno praticamente sono entrati nella storia di questa società, soprattutto nell'immaginario dei tifosi, che adesso stanno sognando alla grande. Questo a Napoli fa segnare, a noi ci fa bene avere una squadra vincente, siamo molto più felici tutti quanti il giorno dopo le partite del Napoli, soprattutto partite come quelle di ieri sera. Io ho una sorpresa anche per Pino Taglialatela, perché tra l'altro mi ha detto che sta prendendo la Liscafo, roba del genere. Vuoi vedere che si incrociano le strade? Buon pomeriggio a Gino Di Vieccio. Ciao Gino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, veramente tornate a Ischia, siamo già stati. Pino, dove stai andando? Nella patria di Pino, no, siamo rientrati alla patria. Ah, vabbè. Abbiamo la trasmissione su Canale 8, Tribuna Stampa, quindi starò lì di parterre, insomma. Pino, praticamente vai contro di... Come stai, Pino? Pino? Sì. Pino, mi senti? Ti sento. Ho capito, però dobbiamo anche ricordare a questo punto che stasera in concorrenza con Gino Rivincio ci sarò io e Michele Sibilla a Giulitalia. No. Che vedete un po', ci dividono dall'etere. È festa per tutti stasera. Nessuna concorrenza. Poi sono tutti buoni motivi per esaltare questa festa del Napoli. Assolutamente. Ecco, diciamo, Gino, ma cosa ti è piaciuto di più di questo 4-1? Fino taglia la tela. È caduto un attimo la linea, ora lo richiamiamo subito. Vabbè, no, mi è piaciuto di questo 4-1, mi è piaciuto l'impatto con la partita, la concentrazione, la dedizione, la voglia, che la grinta, tutto quello che non abbiamo visto in tante partite di questo campionato, per cui anche stamattina qualcuno mi ha fermato, ma perché? Perché poi la gente alla fine non è che ha detto grande nama, molti mi dicono: ma perché non ha giocato così volati voti? Che poi questo è l'interrogativo. Perché non è successo contro il Chievo, contro il Palermo, contro la Roma? Beh, contro la Roma però la partita, insomma, su questo sono d'accordo con Benedetto, che il Napoli l'ha giocata più di mezza partita, non è stato fortunato. Però non è successo contro l'Empoli, non è successo contro il Chievo, contro il Verona. Perché contro il Torino? Perché? Questo lo sanno solo loro. Evidentemente questa squadra ha bisogno di motivazione. Quando c'ha le motivazioni è una squadra forte, con quei tre davanti che mettono veramente paura, molto attestata, molto concentrata, persino Obiol e Bricos mi hanno entusiasmato ieri sera. Quindi voglio dire che quando hanno le motivazioni e sono particolarmente concentrati, è una squadra che non teme nessuno. E ieri sera il Wolfsburg sembrava una modesta squadra di Serie B, eppure è il secondo in campionato, quindi voglio dire che cambia la Bundesliga, è una squadra di tutto rispetto, una squadra fortissima che non perdeva da 23 partite, 9 vittorie consecutive, seconda in classifica, che ha battuto il Bayern di Monaco 4-1 in quello stadio. Ieri al cospetto del Napoli sembrava una modesta squadra di Serie B. Pino, rispondi tu a Gino. Gino ha fatto un'analisi perfetta, eccezionale. No, Gino, innanzitutto scusami, sono di nuovo caduto. Senti, no, niente, io ti dico che questa è una squadra forte, hai ragione, perché se trova veramente le motivazioni, ma le motivazioni le devi provare l'intero campionato. D'altronde Napoli in partita non l'ha fatta all'altezza della situazione, e questo ci troviamo nella classifica in campionato che viene indietro. Io pensavo che Pino, fatichiamo a sentirci. Oggi è un problema con Pino. Sì, perché non lo sento bene. Anche sì, no, è purtroppo la linea di Pino è un po' disturbata oggi. Gino, ti volevo fare un'altra domanda, a questo punto la faccio io. È caduto un'altra volta, ai noi. Anche Gino? No, Gino c'è benissimo. Gino, come leggi invece, lo stiamo chiedendo qua a tutti, quelle parole di Rafa Benitez del posto partito? È come se io vengo da te e dico: Gino, guarda, noi lavoreremo ancora insieme, se però tu nella tua compagnia mi metti anche Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie e quanti altri. E poi un attimo, no? E poi un secondo, però mi devi comprare anche il Teatro San Carlo, eh? Beh, insomma, diciamo la verità, Benitez ieri con quella dichiarazione secondo me ha fatto capire che non ci sono molti margini per rimanere, perché oltretutto non è che lo stadio lo fa in 3 mesi, la progettualità quella si fa 2 anni fa, gli investimenti di cui parlava lui, insomma, si è capito che, voglio dire, se non siamo riusciti a prendere i campioni quest'anno per guardare giustamente il bilancio, e qua sono d'accordo con De Laurentiis, perché non è che possiamo tornare indietro di 10 anni, bisogna guardare anche le casse, il bilancio, quindi con quei soldi si poteva acquistare meglio, ma questo l'abbiamo già detto. Però è chiaro che se uno dice: certo, mi compro Julia Roberts, mi compro Robert De Niro, è normale questo. Secondo me Benitez con questa dichiarazione si è capito, dai, Benitez è quella di vincere l'Europa League e lasciarci, insomma, secondo me. Quello che ha fatto poi anche altrove, a lui vuole fare un ricordo con una coppa importante, e una coppa importante non può essere solamente la Coppa Italia o la Supercoppa,
sua idea è quella, è un domani si dirà, beh Benitez è quello che ci ha fatto vincere l'Europa League. Io credo che, ripeto, non sia cambiato molto rispetto alla settimana scorsa, se non nel punteggio e nel morale, se non che abbiamo fatto 3 punti in più con la Fiorentina e che abbiamo una semifinale quasi in tasca, ma per il resto penso che non sia cambiato niente nell'atteggiamento di Benitez con De Laurentiis, anzi direi che è stato un po' più palese, forse è uscito più allo scoperto Benitez, mentre la settimana scorsa era ancora chiuso, abbottonato, ieri ha fatto capire, insomma sì, potrei, se, ma tutti questi se alla fine fanno no, secondo me. Fino a che arrivano diversi tweet da parte dei nostri lettori che si complimentano con te e dicono che ti reggono sempre con affetto, quindi cosa rispondiamo? Beh, quando posso scrivere per Namori Magazine lo faccio sempre volentieri e quindi mi fa piacere che questi lettori... No, veramente, ringrazio Marco e Lucia che ci hanno mandato questi messaggi proprio per Gino Di Vecchio, sì, perché dicono entrambi c'ha uno stile tutto suo, tutto particolare, diverso dagli altri, è la verità. Grazie, mi fa molto piacere. No, sicuramente lo sai che io sono molto legato al tuo magazine e quindi quando posso scriverò volentieri ogni volta che me lo chiederai e che ti farà piacere, perché oltretutto diciamo che è uno dei modi per rilassarmi in questa vita così complicata. La carta bianca, puoi scrivere 24 ore su 24, lo sai. Ho computer bianco, allora. Ho file bianco, no, file bianco. Hai mouse bianco, una tastiera bianca, Gino. Comunque fatemi dire, ieri sera abbiamo visto un Marek straordinario. Questo ragazzo che è veramente ritornato in una partita, quello di un anno fa, ho visto una squadra come piace a me. Io ieri sera ho detto, ma a un certo punto ho detto, ma è un Apple, perché pensavo che sarebbe un Manchester United, perché giocava come le squadre inglesi, a tutto campo, squadra lunga ma che sapeva accorciare, squadra che giocava sulle fasce. Maggio mi sembrava uno dei migliori terzini inglesi di tutti i tempi. Cioè, no, vedi la soddisfazione di mettere 7.5 a Britos. Io sono veramente sono rimasto così. Non hai detto una cosa. Finalmente. Sì, abbiamo annullato Schürrle, che è un signor giocatore, ecco. Annullato, De Bruyne annullato. Cioè, il Napoli ieri ha annullato le fondamentali di questa squadra, che ripeto è una signora squadra, seconda nella Bundesliga, che ha dato filo da torcere a tutti, quindi in merito, mentre qualche volta abbiamo potuto dire sì, ma l'avversario, il Napoli, fine dove cominciano, finiscono i meriti del Napoli e cominciano i limiti degli avversari. Ieri sera il Napoli ha battuto una squadra di prima classe, ma l'ha strabattuta. Cioè io con un tweet del mio amico Gianni Pogo ho detto Alfa Sud batte Volkswagen 4-1, insomma, che è quello che rende l'idea, perché da Cicci e Fratelli, come stava sulla sessione, battono Krustel e Krauti. Gino, come insomma, Angelino batte Angela. Gino, come ho detto in apertura di trasmissione, quante ruote ha una macchina? 4. E gli abbiamo schiattato tutte e 4 le ruote con 4 gol. Infatti, magari. Io ho comprato stamattina una Volkswagen omologata per 4. Giusto bolla, per buttarla giù dal dirupo, capito? Al fregio. Io però, attenzione, io ce l'ho una Volkswagen, non vorrei adesso che... No, gran bella macchina. Schiattiamo la ruota a predazione. Il maggiolone, quindi figurati. Sono molto legato. Gino, un abbraccio forte. Un abbraccio forte, forza Napoli. In bocca al lupo. Sempre, arrivederci. Ciao Antonio, ciao Michele. Ciao Gino, abbraccio forte. Radio 2.0 Napoli Magazine. Eccoci pronti al gran finale, lo trascorreremo insieme al collega editorialista di Repubblica, il maestro Antonio Corbo. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Il caro Antonio Corbo, che sul suo grafico di Repubblica si pone degli interrogativi, chiaramente anche sul quotidiano di Repubblica, la contromossa di Rafa Benitez. È servito l'intervento di Aurelio De Laurentiis, poi Benitez però va davanti ai microfoni dopo questo bel 4-1 e dice farò sapere il mio futuro se mi daranno garanzie su business plan, stadio, settore giovanile, acquisti. Non è poco, caro Antonio Corbo. Ma io sono perplesso su tutta questa vicenda, perché come mi spiace autocitarsi, però hanno vinto e perso tutti.
De Laurentiis si era un po' allontanato, aveva lasciato la gestione a Benitez ed è giusto che De Laurentiis abbia commissariato Benitez, mandando la squadra in ritiro e dando la sveglia a tutti. Ormai anche i muri della città vedevano e ascoltavano e sentivano quello che certe volte succede. Lo ha spiegato bene, molto bene, De Laurentiis, quando ha detto che questa città ha molte tentazioni e ha parlato di stili di vita. Stili di vita è un termine molto elegante che ho usato anche io e ho usato anche altri. I giocatori a quel punto si sono visti portati allo scoperto. Perché? Perché non c'erano più i due bersagli mobili che sono De Laurentiis e Benitez, ma si puntava la mira su la squadra, e la squadra era accusata di avere stili di vita sbagliati. A quel punto sono tutti rientrati nel guscio, borbottando un po', fingendo di non gradire il ritiro. In realtà il ritiro è stato salutare. Benitez ha messo la squadra meglio in campo perché ha avuto a disposizione giocatori diventati improvvisamente docili, e quindi si è creato il miracolo Napoli. A questo punto l'orgoglio di Benitez non poteva non reagire, nel senso che lui ha subito il ritiro, ha sopportato tutti, però nel momento in cui tutta la nuova traiettoria positiva si è evoluta, lui ha voluto fare la contromossa e dire che magari la squadra ha giocato sempre bene, però lui doveva sciogliere le riserve, le scioglie quando vede che cosa il Napoli promette. Quindi mette adesso in difficoltà De Laurentiis, perché tutti sanno che De Laurentiis l'anno scorso ha provocato con la sua strana avarizia una campagna acquisti incompleta, e quindi non sembra agli occhi di Benitez affidabile per realizzare quel progetto Napoli che dovrebbe essere alla svolta. Ecco, quindi è tutto da chiarire e da valutare, anche perché lo stesso Rafa Benitez dice no, ma io fa un po' un passo indietro, perché aveva detto mi farò sapere il giorno del mio compleanno, poi ha detto no, ma io intendevo dopo il mio compleanno, insomma sta creando un po' di rinvii per far conoscere il suo futuro. Poi ci sono altri allenatori, magari anche lo stesso Klopp, che invece va in conferenza stampa e dice signori miei, questa è la situazione, vado via e arrivederci e grazie, chiuderò la stagione nel migliore dei modi. Non è il caso di Rafa Benitez, che però a questo punto punta dritto sull'Europa League per salutare Napoli con un grande trofeo. Antonio? Sì, questo sì, però forse tutto questo clima di alta tensione fa bene, perché questa è una squadra che quando è sotto pressione, sotto stress, la rende meglio. Antonio, la sete dà fastidio al Napoli. Antonio, tu nel tuo graffio scrivi: tutti sanno ora che quando vuole il Napoli è un bolide, è un'espressione che ci autorizza a pensar bene, ad avere un pizzico di ottimismo, di moderato ottimismo anche per il campionato. No, di sfrenato ottimismo, che se la squadra gioca come può, perché bisogna partire da un concetto: la squadra più forte è la Juventus, le altre sono ce ne sono due o tre discrete. La migliore, forse l'autentica seconda squadra della classifica è la Roma, ma si è screpolata perché c'è un ambiente che dà forti tensioni. Avete visto il presidente della Roma, ha parlato della tifoseria, invece il Napoli per fortuna ha una tifoseria di grande prestigio, di grande serietà, direi una tifoseria esemplare. E a questo punto c'è il Napoli, e il Napoli ha dei giocatori in attacco sicuramente più forti della Roma, a centrocampo meno forte, però il centrocampo della Roma è più forte ma è più stanco e ha avuto anche degli infortuni importanti. Quindi il Napoli è seco con la Roma come valore tecnico la seconda squadra del campionato, però ci sono stati dei cedimenti, dei momenti di bassa tensione che hanno provocato delle sconfitte e dei pareggi inaccettabili. Giusto, no? E guardando invece a quelle che sono state le notizie positive giunte da Wolfsburg, non possiamo non ammettere che il ritrovato Marek Hamsik, anche se vogliamo l'ingresso, ha risultato ottenuto l'insigne che ha pescato
alla grandissima Manolo Gabbiadini, lo stesso Caglion più attento e Gonzalo Higuaín finalizzatore micidiale, ecco, queste sono sicuramente le note positive, senza dimenticare Mertens, gli interventi di Andukar, perfino Britos centrale che non commette uno sbaglio, quindi tutto bene, sembra tutto troppo bello per essere vero, Antonio. Ma bisogna vedere se questa squadra mantiene gli stili di vita che hanno consentito di recuperare in fretta una posizione o una valutazione assolutamente di prestigio, perché non dimentichiamo che era veramente da contestare il Napoli di un tempo. Dalla Fiorentina in poi, dal ritiro in poi, sono passati 7 giorni a 7 gol, e quindi il Napoli sembra un'altra squadra. Però attenzione, io di questo Napoli non mi fido mai abbastanza, perché è una squadra di giocatori che sono molto bravi alcuni, ma probabilmente immaturi. Perché? Perché sono discontinui, e una squadra discontinua è una squadra immatura. Michele, la tua curiosità per Antonio. Sì, sì, no, io voglio fare un'altra domanda invece sul tifo, Antonio, perché mi ha molto colpito il tifo dei tedeschi. Sul 3-0, sul 4-0 la curva continuava a cantare, a incitare. È banale, però ecco, la domanda è, tutti quanti ci poniamo quando vediamo queste scene, quando in Italia potremmo arrivare a questo? Basteranno, la mia ovviamente è una domanda ironica questa, basteranno vietare gli striscioni come vuole fare Tavecchio per avere uno stadio così bello, colorato e festoso? O siamo ancora lontani dall'arrivare a questo punto? Guarda, io ti parlo con sempre in maniera diretta, sì, con sincerità. Un pubblico che sappia cantare, ballare e incitare la squadra sul 3-0 in casa, voglio dire, con lo svantaggio, con lo 0-3, sì, sì, è facile da trovare, ma solo se indovini la vita giusta. Perché qualsiasi tifoso con il 3-0 in casa è avvilito. Davvero, cioè, anzi è quasi smontato e disarmato, è avvilito veramente, cioè, nel senso che c'è poco da aggiungere. Chi è tifoso vero è avvilito, chi è tifoso così dell'ultimo ora, di quelli che vedono la partita importante e comprare il biglietto, quello lì magari fischia, ma certamente non si continua a incitare, a ballare, a cantare se la squadra prende in casa 3-0. Antonio sì, no, sul prossimo turno di campionato si va a Cagliari, campo difficile, questo è un test probante, ma anche per capire difficile, se... Ma quale campo difficile? No, cioè, se da lasciare... Secondo te non è un campo difficile? No, per cortesia, questa è la retorica alla quale ho collaborato io per tanti anni quando ho fatto il giornalista sportivo. Questo è il campo di Cagliari, è un campo dove c'è una squadra che invece di arroccarsi in difesa tenta di vincere, quindi il Napoli ha tutti gli strumenti per vincere, può lasciare l'aereo con il motore acceso, il tempo di andare con il filobus allo stadio di Cagliari, fare 2 gol d'astuzia, magari un po' complesse, e poi con le ripartenze e tornare con i 3 punti. Se la squadra vuole giocare da grande squadra, qual è? Se invece comincia a presentarsi in condizione affannata, opaca, stanca, con i muscoli logori, con la presunzione, senza la voglia di soffrire, allora a questo punto diventa difficile la partita, perché battere contro la difesa avversaria per la sfondola. Chi avesse voglia di rivedere la partita di ieri, allora, siccome io ho un occhio un po' diverso perché non mi scaldo, non mi emoziono, guardate con attenzione il campo e per qualche momento dimenticate la palla, guardate i giocatori, anche Carayon, sì, che scattano sulla destra e Mertens sulla sinistra senza palla, e se non la ricevono devono ritornare sulle loro posizioni avendo fatto un viaggio a vuoto. Questo significa la squadra che combatte, che crea delle occasioni di sviluppo, perché quando vedi dei giocatori che corrono a vuoto, che sono disponibili alla fatica, lì sono le premesse per la vittoria. Quando vedi il TikTok cadenzato, è la squadra che sta sulle gambe e che è destinata a soffrire per segnare il primo gol.
D'accordissimo, d'accordissimo. La partita va vista nelle pieghe, capito? Ecco perché noi abbiamo il dovere di non, cioè il vero giornalista non può mai esaltarsi, perché quando si gioca la partita deve guardare ogni virgola per poter poi offrire al lettore o al radioascoltatore o al telespettatore quel qualcosa in più che il tifoso non ha visto. E quindi tu devi spiegare qualcosa, perché se tutti vedessimo la partita allo stesso modo, cantando e ballando, incitando e urlando, ma anche l'altro dovrebbe comprare il giornale di un domani, non avrebbe senso. Non avrebbe senso in più, se tu non offri la spiegazione di quello che è successo. E per offrire la spiegazione non occorre la bravura, ma occorre la concentrazione del cronista, dell'opinionista, a guardare la partita nelle pieghe. Non ti deve sfuggire neanche un attimo, neanche un segreto, una retroscena, per poter poi offrire qualcosa al lettore che il lettore non abbia visto. Antonio, giusto, pienamente d'accordo con la tesi esposta da Antonio Corbo, che come sempre io ho molta stima per i colleghi che riescono a cantare e urlare e ballare durante la partita, e poi a raccontarla con il cuore e non con la mente, ma quello è un episodio brillante di karaoke, non di commento di partita. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.